e soprattutto dell'importanza del colpo che abbiamo fatto riuscendo a strappare Stefano Morrone al Parma e soprattutto alla concorrenza di altre società della nostra categoria che auspicavano di poter ingaggiare questo calciatore. Noi siamo contenti e siamo anche grati chiaramente al Parma che ci ha dato una mano a fare questa operazione, innanzitutto nella persona del presidente e nonché dell'amministratore delegato Pietro Leonardi, a cui vanno i nostri personali ringraziamenti. Siamo anche soprattutto contenti di essere riusciti a portare Stefano a Latina, perché oltre a essere un calciatore importante e la sua carriera parla per sé, è un calciatore assolutamente integro, in perfetta forma e condizione e soprattutto con una grande voglia, grande motivazione. E ieri parlando dopo la firma ha detto: credo che questa sia per me la mia sfida professionale più importante, quindi in questo senso la colgo. È un grande uomo, già si vede, e soprattutto una persona che potrà anche darci una mano all'interno del gruppo con i ragazzi più giovani. Questi sono quei calciatori che possono fare il bene di una piccola società come la nostra che vuole rimanere a questi livelli e anzi consolidarsi. Quindi è con immenso piacere che presento a voi Stefano Morrone, chiaramente lascio a lui la parola al fine insomma di poter rispondere alle vostre curiosità. Allora, io me stesso, perché la famiglia, innanzitutto buongiorno a tutti. La famiglia, anzi, mia moglie ha dato la spinta decisiva perché era affascinata da questa nuova esperienza e sapeva che comunque a Parma diciamo il mio ciclo calcistico era alla fine, a livello insomma societario, a livello di gruppo, ero il capitano e quindi poteva essere molto semplice rimanere a Parma, avere insomma il bene della gente e rimanere lì anche giocando poco, ma non fa parte del mio stile, quindi avevo voglia di iniziare un'avventura, una nuova sfida, forse la più bella, come diceva il presidente, della mia carriera, perché viene una società che mi ha cercato, mi ha voluto e sono veramente contento di iniziare e di far crescere questa società, perché dopo tanti campionati vinti bisogna consolidarsi in una categoria che è molto difficile. Ritrovi la B dopo parecchio tempo, no? Perché 5 anni a Parma, poi c'era stato Livorno prima. Sì, due anni. Ritrovi la B, come pensi di trovare questo campionato? Se è cambiato? Ma io ovviamente, anche se giocavo in Serie A, oltre perché sono amante del calcio, guardo tutti i campionati est, mi piace insomma guardare un po' di tutto e la B la seguivo ovviamente in TV, quindi dal di dentro è più facile ed è più insomma più capibile. È un campionato lungo, duro, in cui ci sono degli alti passi, dove bisogna tenere una concentrazione molto alta, dove bisogna tenere il gruppo solido, perché può capitare di avere dei periodi difficili e complicati. Però è un campionato che può dare grosse soddisfazioni, qui dove ogni anno ci sono delle sorprese, quindi penso che la società stia muovendo nel migliore dei modi per fare un buon gruppo. Poi c'è grande entusiasmo perché sono anni che la Latina vince, quindi bisogna cavalcare l'onda e io spero di dare una mano insomma, in termini di campo, di esperienza, di crescita insomma, per quella che è stata la mia carriera. Morrone, sono Cangianiano di Lazio Tibur, 35 anni. Da fare. Ottobre. Ti senti di poter dire ricomincio da capo? Sì, è vero, quello che dicevo prima, perché dopo tante partite in Serie A, ti ripeto, a Parma non mi ha mandato via nessuno, potevo stare lì benissimo, magari giocavo di meno, giocavo poco, l'anno scorso ho giocato pochissimo, mi sono sempre allenato, anzi è stata solo la scelta tecnica, la mia famiglia stava bene, i bimbi andavano a scuola, il gruppo insomma, tutto bello, però ti ripeto, non avevo voglia di giocare, avevo voglia di mettere in discussione, avevo voglia di vivere la domenica, di arrabbiarmi, di gioire, con una società che mi ha voluto fortemente, questo per me è il motivo di orgoglio. Direttore, i termini del trasferimento di Morrone a Latina? Lui era in prestito dal Parma, quindi resta con noi in questa stagione. È un calciatore che abbiamo fortemente voluto perché vediamo in lui le caratteristiche giuste per dare quello spessore al nostro centrocampo, per aggiungere personalità, carisma, con le motivazioni che ha ancora Stefano da dare, ancora tanto da dare al calcio. Lui
poteva, come ha detto, stare tranquillamente a Parma, ma ha voluto fortemente questo trasferimento, questo ci fa piacere. Morrone non fosse un calciatore del Latina, immaginiamo questo, quali consigli poter dare ad un ambiente che vive per la prima volta la Serie B? Come si può approcciare? Questo è il secondo campionato nazionale per importanza. Ma il consiglio è ovviamente di cavalcare l'onda dell'entusiasmo e poi l'equilibrio, perché è un campionato duro, difficile, 42 partite sono tante e quindi ci sta magari di perdere qualcuna. Bisogna tenere l'equilibrio pensando, solo quello. Poi secondo me l'entusiasmo fa tanto, le motivazioni dei giocatori secondo me sono fondamentali in Serie B, perché non è la Serie A, e secondo me un gruppo giusto, un gruppo solido, carico e motivato può far bene. Subito un esordio importante, insomma, no? Con l'Empoli che aveva messo un piede in A, poi l'ha ritratto. E per me è tornare all'inizio, perché è stata la mia prima esperienza in Serie A nel 98, con Sandrea. Novembre, 15 anni fa, un riniziare, anche un'altra coincidenza, una squadra che l'anno scorso ha fatto benissimo, c'è dei giocatori di grande qualità davanti, però insomma io ho fatto il mio primo allenamento stamattina, ho visto una squadra pronta, motivata, che sa quello che vuole, quindi insomma i presupposti sono tutti. La squadra è pronta, anche te sei pronto? Sì, io ti ripeto, l'anno scorso ho giocato poco, ma mi sono sempre, se non ho mai saltato un allenamento, solo una scelta tecnica. Anche quest'anno dal primo giorno di tiro sono allenato. Questa scelta tecnica, no? Visto che te hai giocato comunque col Parma tutte stagioni, almeno 30 presenze, da 30 in su. Poi da un giorno all'altro che è successo? Ma diciamo che anche un po' il vento era cambiato, diciamo la gioventù spingeva. È giusto insomma che anche una società come Parma abbia anche debba valorizzare anche dei giocatori, e penso che sia anche giusto, però allo stesso tempo insomma è il motivo mio di orgoglio aver fatto crescita anche dei giovani, essere stati lì comunque e aver ottenuto sempre dei risultati importanti, perché alla fine il Parma dall'ottavo al decimo posto ogni anno insomma si conserva in quella posizione, quindi è duro insomma star fuori, però è che è servito anche quello. Comunque ti fa onore questa tua scelta, no? Non sapevo, i tifosi a Parma cosa comunque ti apprezzano tanto. Sì, ho avuto in questi tre giorni grandissime attestate di stima e credo che tutta la gente di Parma ha capito la scelta, perché alla fine la nostra vita è il calcio, insomma io ho dedicato tutta la mia vita al calcio e volevo chiudere come ho iniziato, però lottando e correndo dietro un pallone, e non mi andava di chiudere guardando gli altri, mi andava di vivere la domenica, tutte le sensazioni che ti fanno te sentire vivo, quindi sono veramente orgoglioso di vestire la maglia Latina e di farlo con la gente. Scusami se ti interrompo, sul punto, ieri eravamo a Parma, anche io quando era stato presidente Maglietta, e ci ha colpito una cosa in particolare di Stefano, e su questo la dice lunga sulle motivazioni di questo calciatore. Subito dopo la firma del contratto ha pretesto di chiamare il mister, il quale gli ha detto il programma, è sceso giù, considerati gli uffici sono sopra il campo, si è cambiato e si è allenato, ha detto io non posso oggi stare senza allenamento perché sabato c'è. Quindi questo penso che la dica lunga sulle motivazioni e sulle qualità professionali del calciatore. Poi insomma una carriera come la sua fa il resto, insomma, perché non si rimane a certi livelli per tanto tempo, addirittura si indossa la fascia da capitano di una società importante in Serie A, per caso o per sbaglio. Quindi questo completa la risposta alla domanda che avevi posto prima te. 3-4-3 è la prima volta, non ce l'hai fatto? No, ho fatto tante volte. Come ti trovi? Giocare con tre, insomma, sicuramente sono movimenti diversi, magari i mediani stanno un po' più bloccati, proteggono più la difesa, però insomma sono sempre fatti, cioè c'è nessun problema, insomma, mi piace anche molto. Tatticamente come ti definisci? Un uomo d'ordine, un uomo di quantità? Ma ecco, l'esperienza i primi anni magari ero un uomo di corsa, adesso con l'esperienza anche un uomo di posizione, comunque mi piace anche andare avanti, andare a fare gol, inserirmi. Ovviamente ormai il calcio è cambiato, bisogna saper fare tutte e due le fasi. Insomma, siamo pronti a qualsiasi situazione. A proposito di famiglia, la famiglia resta a Parma o ti segue? Famiglia è già, famiglia stasera arriva, la famiglia è già,
con la testa alla pira non devo anche voler iniziare, no, lui viene con me. Ancora c'è qualcosa da fare numericamente? Numericamente diciamo che non mi è mai piaciuto dare i numeri, che poi quello che è l'unico numero che posso dare che mancano e oggi che giorno è? 20. Allora, visto questo, mancano 13 giorni alla chiusura del mercato e qualche ora. Se vuoi un numero ti do questo. Ti do il 13 che porta anche fortuna, insomma. E in questo lasso di tempo cercheremo di apportare qualcos'altro che possa essere utile e idoneo alla nostra causa. Ci tengo a precisare che non ci interessa mettere nomi importanti sulle magliette, e visto che quest'anno in Serie B ne abbiamo la possibilità, ma ci interessa mettere calciatori importanti che possono dare un contributo sul campo. Quindi al di là dei nomi ci sono dei parametri tecnici, tattici, comportamentali, umani, professionali a cui noi guardiamo, ed è questo il criterio che ci ispira e ci ha ispirato e ci ispirerà in questi 10 giorni. Quindi nessuna scelta affrettata, scelte ponderate, un tassello messo alla volta. La stagione è lunga e dobbiamo cercare di essere i più completi, competitivi e pronti possibili sin da subito, ma mancando ancora del tempo cercheremo di sfruttarlo tutto per raggiungere quelli che sono i nostri obiettivi. Andando un po' più nello specifico, un attaccante, un centrocampista, un esterno sinistro. Ma questo lo dici te. Infatti l'ho detto io, è una domanda, c'è un punto interrogativo. Queste sono dati che in questo momento non sono rilevanti e ti spiego perché. Perché parlare di ruoli in questo momento creerebbe problemi già ai ragazzi che ci sono e che sabato devono giocare, e a me francamente non va, anche perché poi chi ci dice che non stiamo già bene così, o che ci mancano tre colpi piuttosto che cinque, piuttosto che in difesa, piuttosto che in porta, o che sia. Sappiamo che dobbiamo fare qualche altra cosa per il complesso del gruppo, per la squadra, per avere due squadre competitive, perché purtroppo la Serie B ci porrà di giocare spesso sabato e martedì. Quindi è normale che se non hai due squadre pronte a intercambiarsi totalmente o parzialmente tra una giornata e l'altra, rischi brutte figure. Quindi questo noi è il nostro obiettivo. Poi se arriverà l'attaccante piuttosto che il centrocampista, piuttosto che l'esterno, questo lo vedremo, ma perché più che altro risponde ai nostri criteri di scelta dei calciatori. Cioè prendere un attaccante, perché devo prendere un attaccante, che non è quello che dico io, francamente non lo prendo. Nel discorso noi abbiamo degli identikit che abbiamo tracciato partendo dall'allenatore, come abbiamo fatto, e proseguendo in tutta la rosa, e la nostra logica di mercato è quella che c'è stata sino ad oggi e quella che sarà. Speriamo di portare a Latina qualche altro giocatore, diciamo, più esperto, che possa dare il proprio contributo insieme a Stefano, a tutto il gruppo dei senior, a far crescere, a far dare il meglio di sé ai giovani importanti che siamo riusciti già a portare a Latina.